La tua vita è cambiata completamente, ma so che sei molto legato alla tua città e agli affetti. Che effetto fa essere famoso? Beh, sicuramente è molto strano, perché ovviamente adesso iniziano magari a riconoscermi per strada, a chiedermi la foto, ma è quello che aspettavo. Una volta uscito di lì, non vedevo l'ora, sinceramente, che la gente mi fermasse per chiedermi una foto, perché amo fare la foto, fare l'autografo, fare una chiacchierata veloce con il fan piuttosto che con la persona che mi conosceva e che mi fa i complimenti. È proprio bello questo aspetto qua di diventare, tra virgolette, di essere riconosciuto, ecco, perché comunque sei stato in un programma seguito da milioni e milioni di italiani dove la gente ti riconosce. Quindi è molto, ma molto, ma molto bello. È uno degli aspetti più belli, secondo me, di essere fondamentalmente, tra virgolette, passatemi il termine, qualcuno. È bellissimo. Io amo questo aspetto. Amo la mia fanbase, amo tutte le fanpage, amo tutte le persone che mi chiedono: possiamo farci una foto? Magari anche detto a denti stretti perché hanno paura. Ma io veramente sono la persona più aperta del mondo e non bisogna avere paura a chiedermi una foto perché. Sono strafelice io di fare la foto con un fan perché mi diverte e sto bene, perché poi ti rendi realmente conto che le persone dietro al telefono ci sono e hanno un'anima e non sono semplicemente delle pagine, così, tanto per simpatizzare il cantante all'interno del programma. E ho tante persone che mi seguono e ho tante persone che mi amano e che mi vogliono bene e del resto anch'io do cuore e anima per i miei fan. I tuoi progetti futuri e i tuoi sogni quali sono? Io ho sempre risposto a questa domanda col fatto che il mio sogno è quello ovviamente di continuare a fare musica tutti i santi giorni e arrivare al punto tale da riuscire a fare un concerto al Forum di Assago, a Mediolanum, che credo che sia uno degli luoghi più belli per fare un concerto, perché hai persone ovunque che ti guardano a 360 gradi ed è bellissimo perché tu giri, 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 giri e vedi sempre gente che ti guarda negli occhi e tu canti. Ed è il mio sogno, veramente il mio sogno più grande, ecco. E spero vivamente di poterlo realizzare, di poter rendere fiera la mia famiglia, di poter rendere fiere le persone che mi stanno vicino e di regalarvi emozioni nel momento in cui salirò sul palco. Io vi ringrazio tantissimo per le domande, ti ringrazio tantissimo Elena per le domande, ti mando un abbraccio forte, un bacio grande e speriamo di vederci il più presto possibile. Ciao!